Il destino del CRC è ancora incredibilmente da scrivere. A sole 3 giornate dal termine del campionato di Serie A, i biancorossi non si sono ancora assicurati una salvezza, che a metà del percorso sembrava sulla via della risoluzione. Solo il 19 marzo scorso, dopo la bruciante sconfitta con l'allora fanalino di coda, i punti di vantaggio in classifica sulla zona play-out erano ben 12. Poi il KO casalingo con l'Avezzano e quindi lo stop forzato per il turno di riposo. Fatto sta che le lunghezze di margine sul penultimo posto, che conduce agli spareggi salvezza per mantenere la categoria, si sono ridotti a 4, quindi con la possibilità di essere raggiunti già nel prossimo turno. Il motivo principale di questa situazione è il momento magico della Fragola, che dopo aver sconfitto il 15 di Tronca ha fatto trisse con le vittorie contro Perugia e Primavera. La classifica vede Manuelli e compagni terzultimi con 30 punti, più 2 sul Perugia, più 4 sulla Fragola e più 10 sull'Arvalia Villa Panfili, che ad oggi retrocederebbe direttamente in Serie B. Quindi cosa deve fare il CRC per assicurarsi la salvezza che, ricordiamo, sarebbe il punto più alto della storia ultrasettantennale della palla ovale Civitavecchiese? Cercare di vincere qualcuna delle partite che rimangono. Al rientro dalla sosta il 23 aprile ci sarà il match del Moretti della Marta contro la capolista Lazio. Una sfida ai limiti dell'impossibile, poi però ci sarà la trasferta romana con il Villa Panfili. In quell'occasione bisogna scacciare una volta per tutte il tabù trasferta e vincere, possibilmente con 5 punti. La regular season si concluderà il 7 maggio contro il Pesaro a via del Casaretto Rosso. Paradossalmente sarebbe più facile fare la corsa sul Perugia più che sulla Fragola. Innanzitutto perché i napoletani sembrano in grande forma e poi anche perché gli umbri devono ancora osservare il turno di riposo. Infatti i perugini hanno solo il match in casa col Pesaro, non ancora sicuro della salvezza e vero arbitro della lotta in bassa classifica, e la trasferta durissima con i Cavalieri Prato. Va da sé che uno stop con i marchigiani spianerebbe la strada al CRC, tutto questo con la speranza che l'Arvalia Villa Panfili non faccia un colpaccio nel derby romano con la Primavera, prima dello scontro con il 15 di Tronca. Non impossibile neanche il percorso della Fragola, che avrà Avezzano, Pesaro e Lazio.